Buongiorno, mi presento, sono Delia Vavassori, direttore del Poliambulatorio Excellence. La mission di Excellence è prendersi cura dei pazienti a 360 gradi, partendo dalla salute della bocca con tutti i trattamenti dell'odontoiatria, attraverso macchinari di ultima generazione e tecnologie avanzate. Excellence è anche un centro prelievi dove vengono effettuati tutti i principali esami ematici. Inoltre, Excellence offre consulenza alle specialità di dermatologia, nutrizione e psichiatria. Da quest'anno collaboriamo con BB14 e abbiamo il piacere di avere qui con noi Simone Becerina. Simone, esordio in A1, poi in Serie B. Quale esperienza ti ha dato più sia a livello professionale che a livello umano? Diciamo che l'esperienza più lunga e più bella che ho vissuto è stata ovviamente a Milano, ho giocato 8 anni, quindi comunque è una città che mi ha legato tanto e mi ha cresciuto bene. Sicuramente anche le altre 3 esperienze Serie B da senior mi hanno forgiato come uomo e come giocatore ovviamente. Quest'anno l'esordio in A2 con Bergamo. Quali differenze hai trovato tra l'A1 e la B? Allora, diciamo che in A1 l'ho vissuta molto da fuori, quindi diciamo l'ho vista senza essere protagonista in campo. Sicuramente una differenza tra la 2 e la Serie B è ovviamente la fisicità, la tecnica in campo, c'è cioè molto più talento nei giocatori, nei singoli giocatori, un campionato molto più fisico rispetto alla Serie B. Cosa ti senti cresciuto o migliorato rispetto all'anno scorso? Ah, sicuramente sto cercando di imparare ancora tutt'oggi, sto cercando di essere un giocatore più solido in campo, sto cercando di essere un giocatore sicuro di me stesso, cercando di essere affidabile per la squadra e per l'allenatore. Che cosa ti aspetti quest'anno in questa stagione a Bergamo? Allora, sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, però abbiamo la fiducia perché abbiamo dimostrato di giocarcela con tutte le squadre, vogliamo invertire il trend negativo. La vittoria a Udine sicuramente ci ha dato fiducia e comunque anche nel derby, anche se perso. Però comunque abbiamo dimostrato di essere all'altezza del campionato e abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva che può invertire appunto il trend. Simone, quale contributo vuoi portare alla squadra? Ma diciamo che essendo una squadra composta da giocatori esperti e giovani che vogliono emergere, comunque emergere nel campionato, io comunque porto freschezza. Come normale che sia, sono uno dei più giovani, quindi il coach e i compagni mi chiedono tanta solidità in campo, cercando di non sbagliare ovviamente e cercando di fare del mio meglio, ecco. Hai un rituale prepartita? Ma devo essere sincero, non sono molto scaramantico, ma cerco di usare sempre gli stessi calzini, ovviamente. Lavandoli e gli stessi scaldamuscoli. Quando non sono in palestra che mi alleno, mi piace leggere libri di autobiografie o gioco alla PlayStation con il mio compagno di casa. Qual è l'ultima autobiografia che hai letto? L'ultima autobiografia che ho letto è stata di Gianmarco Pozzecco, un libro bellissimo, mi ha fatto ridere tantissimo. L'ultima domanda è quella anche un po' più impegnativa. Come ti vedi e dove ti vedi fra 10 anni? Ma sicuramente la mia giovane età mi aiuta, comunque avendo 21 anni e tra 10 anni spero ancora di giocare a pallacanestro, ovviamente al più alto livello possibile, questo è quello che sognavo da fin quando ero un bimbo, quindi quello che spero di essere tra 10 anni. Ringrazio e ringraziamo Delia e lo studio Excellence che si prende cura dei nostri denti. Io ringrazio te, Simone, per essere stato qui con noi e faccio un augurio particolare alla BB14 per il proseguo del campionato.